Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Syndicate. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e ricordate anche di seguirmi su Facebook per sapere quando arriveranno i prossimi episodi. Ora iniziamo. Dov'è Rick? Starrick si è già mosso. Il frutto dell'Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgherri di Starrick. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Harry, che ne dici? Io ho rimediato a tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che a te importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione a non approvare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al ballo a palazzo, Starrick ruberà il frutto dell'Eden e ucciderà i vertici di Chiesa e Stato. Di nuovo come ai bei tempi? E poi la finiamo qui. D'accordo. Qual è il piano? Ma che inaspettato piacere potervi vedere di nuovo. Che cosa si dice nelle strade? Signora Disraeli, abbiamo scoperto che qualcuno all'interno di Buckingham Palace ha intenzione di... Quello che mia sorella intende dire è che vorremmo partecipare al ballo stasera. Ma è impossibile. Se anche ci fossero degli inviti rimasti, e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale... Se quel dannato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito! Perfetto, allora andrò da solo. Signora Disraeli, se poteste spiegare a mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. Che spasso! L'hai sentita, Daisy? Sgraffigneremo gli inviti dei Gladstone! Grazie per avermi offerto come volontario, sorella. Oh, di niente, caro fratello. Ora, signora Disraeli, scusatemi, ma devo vedere il Marajà. Perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa cripta. E quindi dobbiamo ora dirigerci a casa di Gladstone. Ivy mi tratta da poppante. Jacob, perché qualche volta sei un poppante. Devi anche ammetterlo. Allora, amici miei, cerchiamo di scendere dal treno perché, come vedete, sto correndo e sono fermo sempre allo stesso punto. Ecco, finalmente ce l'ha fatta e raggiungiamo casa Gladstone. Credo ormai di esserci. Non devo uccidere alcun poliziotto, ma per il momento non ne vedo. Il ballo è stasera. Avranno portato gli inviti con loro. Quindi suppongo di dover scendere. Vediamo, parla. Parla con la bambina. Oh, eccola qui, ciao. Per caso hai visto passare due carrozze un attimo fa? Sì, signore. In una c'era un uomo, nell'altra una donna. Si sono divisi. Dove è andato l'uomo? Di là. Grazie. Di là. E ci ha indicato quindi una nuova zona da raggiungere. Ritorniamo un attimino qua sopra. E a quanto è distante? Vediamo, 600 metri. Vabbè, raga, allora ci vediamo tra pochissimo. Credo che ormai ci siamo, eh? Pista giusta. E infatti è la pista giusta. Quindi direi che possiamo anche fermarci un attimino. Rallenta, mio caro cavallo. E ragazzi, mi raccomando, seguitemi sul mio secondo canale YouTube. Trovate il link in descrizione, perché lì vi propongo video di Clash of Clans, Minecraft e giochi che proponete proprio voi. Questa privata, la mia passione. Ok, purtroppo qui c'è un bel po' di gente. Proviamo a vedere come fare. Ecco perché mi diceva di non uccidere poliziotti. Porca miseriaccia, proprio qua ce n'è uno. Proviamo a stordirlo questo, eh. Cioè ragazzi, nelle ultime missioni che abbiamo fatto insieme, quindi effettivamente nei precedenti episodi del walkthrough, davvero un bordello di volte ci è stato chiesto di non uccidere le persone. Mamma mia ragazzi, allora lanciati un attimino, bro. Vai così. Non credo che ci abbia visto sto tipo, no? Cos'è che ha fatto? No, non ci posso credere, ci siamo fatti individuare. Allora, mi dispiace dirlo, ma assolutamente via da qui. Vai, utilizziamo anche L1 e proviamo a salire. Dai, almeno li abbiamo distratti, non credo riusciranno ad individuarci adesso. Ci arrivo fin là, raga. Sì.
E vediamo quindi com'è la situazione qui. Spero che non mi abbiano individuato, purtroppo però ho sentito un fischio, quindi è probabile di sì. Allora, vedo qualcuno qua in basso. Proviamo a scendere. E stordiamolo. Stordiscilo. Ma come? Perché non me l'ha fatto stordire? Ma è incredibile. Allora, lancia questa bomba fumogena. Ho capito, ragazzi, allora come devo fare. Bomba fumogena. E rubiamo questi documenti. No, devo diventare anonimo per rubarli. Raga, porca miseria, incredibile, eh. Mentre provavo a fuggire mi sono accorto di una cosa. Che in pratica tutte le guardie, alla fin fine, si sono allontanate. Quindi, perché non provare ora a rubare questa roba? Vediamo un attimino se ci riesco. Vediamo, vediamo. Credo di avercela fatta. Quindi subito via da qui, ragazzi. Allontaniamoci quanto prima. Cerchiamo di non farci vedere. E ora dobbiamo rubare invece l'invito della signora Gladstone. Quindi, ragazzi, ci vediamo fra pochissimo. Sembra che la signora sia qui alla stazione. Per fortuna qua sembrano esserci meno guardie, eh. Vediamo. Meno guardie sto cavolo. Là già ce ne sono quattro. Qua ce ne sono un bel po'. Cerchiamo di giocarcela bene, ragazzi. L'obiettivo è vicinissimo ormai. Ecco la signora. Ecco la signora. Meglio essere cauti. Aspetterò che resti da sola. Proviamo ad allontanarci, quindi. Quante guardie ci stanno qua? Vediamo, eh. Ragazzi, quando attaccare? Sei in una zona vietata. Purtroppo questo lo so. Cosa diavolo posso fare, secondo voi? Adesso è il mio momento. Ok. Adesso è il mio momento. Peccato che io non è che ne sia sicurissimo. Vediamo, eh. Andiamo ora. Forza, forza, forza. Facciamo in fretta. Non so quello come abbia fatto a non vedermi. Muoviti, bro, muoviti. Proviamo a sederci qui. Vediamo. Non si va al ballo della regina senza un'entrata a effetto. Ben detto, caro mio, ben detto. Ora non danneggiare la carrozza di Gladstone. Quindi quello che dobbiamo fare ora probabilmente è raggiungere questa carrozza. Questo tizio stava cadendo, non so che cavolo stesse facendo. E tramite questa carrozza poi forse potremo raggiungere una nuova destinazione. Eccola qui. Mi dice che non devo danneggiarla, quindi suppongo io debba portare la carrozza in una maniera davvero eccelsa. Cosa dice qui? Le spade andranno depositate all'entrata. Freddy saprà cosa fare. Ok, devo andare piano piano, ragazzi, perché voglio fare l'obiettivo secondario, per cui cerchiamo di muoverci pian pianino, eh. Credo ormai di avercela fatta, eh. Devo solo fermare la carrozza qui, vediamo. Ok, e quindi possiamo scendere. Missione completata, ragazzi. Quindi vediamo tutte le sfide completate e abbiamo ottenuto il progetto Stretta del Diavolo. Wow. Quello che voglio fare adesso è andare nell'inventario e vedere di cosa si tratta. Suppongo sia un guanto. E infatti è così. Mamma mia, quanto è figo questo. Posso produrlo? Sì, ragazzi, posso produrlo. Però posso mettere anche questo? No, non posso mettere il Chimera. Per il momento devo accontentarmi di Strette del Diavolo. Lo produciamo e l'abbiamo anche equipaggiato. Mamma mia, ragazzi, che figata. Quanto prima devo mettere anche l'ultimo, ovvero Chimera. Dai, è molto figo. Quindi ora svolgiamo anche un'altra missione chiamata Vestito per Stupire. Jacob incontra Aberline per decidere come introdurre le sue armi al ballo e potremo ottenere la cintura da maestro assassino. Giochiamo. Improvvisamente mi ritrovo così. Ah, ma lui è qui! Perché si traveste di continuo? È una mania la sua, parliamogli. Che splendida carrozza! Dove l'avete comprata, se posso chiederlo? Chiedi pure, Freddy, ma non otterrai risposta. Accidenti. Sono le sopracciglia. Sì, e la faccia, la voce e tutto. Senti, ho un invito per il ballo reale di stasera. Come ci sei riuscito? Freddy, ci sarà un attacco, quindi devo portare all'interno le mie armi per prevenirlo. Supponiamo che io ti creda. Lì solo la guardia reale è armata. Quindi... Troppo facile. Per la miseria, Freddy.
Va bene. Mi servirà un uniforme da guardia. Sicuro? Contavo su di te. Però promettimi, Jacob, che poi renderai a Gladstone la sua carrozza. Ma certo. Dobbiamo trovare quindi un vestito. Raggiungi la chiesa di Saint Martin. Quindi devo proprio entrarci. No, devo salire lassù. Tipo c'è un punto di sincronizzazione, perché per essere un punto così alto probabilmente... Sì, in passato lo è stato. Io, ragazzi, li ho fatti tutti i punti di sincronizzazione, quindi non me ne restano più. Vediamo un po', eh. E ora? Cerca? Cerca le guardie reali. Dai uno sguardo, caro mio. Ecco, una è lì. Qui ce n'è un'altra. E dietro c'è anche un poliziotto. Quanti vestiti ci servono, scusami? Non uccidere nessuno. Non ne avevo dubbi. Dobbiamo stordire una guardia reale. Allora facciamo così. Balzo della fede, ragazzi. Ce ne serve solo una. Quindi cerchiamo di trovare quella che sia più vulnerabile. Mettiamola così. Peccato che questa è una di quelle zone, porca miseriaccia, che non posso visitare. Mamma mia. Sempre tutto difficile, oh. Mai una volta che rendono le cose facili. Non appena quel tizio si volta, l'ho appena fatto, proveremo ad attaccare. Ecco qui, stordiamo lui. Benissimo. E poi proviamo a procedere da questo lato. Devo stare parecchio attento, ragazzi, eh. Quel tizio potrebbe vedermi da un momento all'altro, o forse no, visto che si è appena voltato. Proviamo ad attaccare ora. Dai che non mi vedono, vero? Quello potrebbe ad esempio vedermi. Lanciamo subito una bomba fumogena. Colpisci, bomba! Ecco qui, così credo che l'abbia stordito. E ora vediamo un po'. Attacchiamo questo. Mamma mia, ragazzi, quanti ce ne stanno qua! Porca miseria, lancia subito la bomba fumogena. Vai così. Porca miseria, non so cosa diavolo stia succedendo. Posso stordirlo? Potevo stordirlo. Ora devo solamente fuggire in una maniera molto vigliacca. Via da qua, ragazzi. Ho già individuato però un'altra guardia reale. Devo stare molto attento, devo cercare di stordire anche tutti gli altri. Perché lei è ferma totalmente? Cioè, non dirmi che sta qui sempre ferma e non si muove. Questo potrebbe risultare un grandissimo problema, quindi proviamo ad allontanarci. Mi stava anche tra l'altro per individuare, per cui cerchiamo di gestirci la cosa al meglio. Tra l'altro l'ho attirata all'esterno, potrei sfruttare quindi la cosa a mio favore. Peccato che qualcuno forse mi ha appena individuato, porca miseria. Cerchiamo di allontanarci in qualche modo, ragazzi. Non voglio assolutamente problemi. Dopo essere sfuggito ai miei aggressori, ragazzi, finalmente posso rubare tutta la roba che ha addosso sto tizio. È un po' brutta come cosa, perché lo lasceremo in pratica in mutande. Notevole. Notevole cosa? Sarà meglio nascondere il corpo. Nascondi il corpo in una carrozza. Qui vedo ben due nemici, ragazzi. Potrei provare a sfruttare magari la possibilità di stordirli entrambi. Facciamo così, prendiamo questo corpo. Cerchiamo di metterlo quanto più possibile vicino a loro. Questi potrebbero vedermi da un momento all'altro. Vediamo, eh. E se provassi a stordirli? Facciamo così. Proviamo a stordirli subito. E poi, ragazzi, andiamo. Così forse non mi vedono. Cerchiamo di allontanarci il più possibile. E forse così finalmente ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ragazzi, voi avete visto magari, che ne so, un 2-3 minuti per questa scena, ma io vi posso assicurare che ci ho messo anni e anni. Nascondi il corpo dove, scusami? Mi serve anche un determinato tipo di carrozza? Forse questa può andare bene, non lo so, raga. Controlliamo un attimino. Sì, nascondi il corpo, finalmente. Lo metto qui e chi si è visto, si è visto. Stavo arrivando. Eccoci qua, finalmente. E ora dobbiamo ritornare da Aberline, che tra l'altro è anche nelle vicinanze. Mio caro Aberline, ora preparati 1000.000 sterline per ripagarmi di tutto quello che ho fatto, è stato difficile. Parliamogli. Un uniforme, proprio come volevi. È ancora calda.
È un regalo. Ti aspetterò sul tetto di Buckingham Palace. Come sei romantico. Ok, quindi amici miei, missione completata anche stavolta con tutte le sfide e abbiamo ottenuto la cintura da maestro assassino. Ecco qui quindi la cintura. Ora andiamo a vederla un attimino nel dettaglio. Dovrebbe essere, ecco, molto in giù. Purtroppo devo essere di livello 9. Vabbè, io sono di livello 8 al momento, quindi tranquilli ragazzi, la metteremo davvero a breve. Ebbene ragazzuoli, il video si conclude qui. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, ricordate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e seguitemi su Facebook, Instagram e sul mio secondo canale YouTube, ovvero Joseph Games. Trovate tutti i link in descrizione. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao!